In questa videoguida vi mostriamo un'importante funzionalità dei siti e-commerce Ready Pro, i filtri dinamici di ricerca articoli, ovvero quella che in gergo tecnico viene chiamata Faceted Search. I filtri dinamici consentono all'utente di filtrare e di ottenere un elenco di prodotti che corrispondono maggiormente ai propri desideri, come ad esempio articoli che rientrano in un determinato intervallo di prezzo, una certa marca o categoria, i prodotti immediatamente disponibili, eccetera. I filtri dinamici appaiono nella colonna sinistra della pagina in base alle caratteristiche dei prodotti, categoria, prezzo, disponibilità, marca, eccetera, e vengono visualizzati dopo aver effettuato una prima ricerca attraverso il campo di ricerca nella testata del sito, oppure tramite i box di ricerca avanzata. Una volta effettuata una ricerca articoli, sarà possibile filtrare ulteriormente l'elenco dei prodotti trovati operando sui filtri dinamici. Ad esempio, se l'utente vuole scegliere tra i prodotti che costano tra i 200 e gli 800 euro, può operare nell'apposito filtro prezzo attraverso la barra a due selettori, oppure modificando direttamente i due campi prezzo minimo e prezzo massimo. Naturalmente è possibile combinare insieme gli altri filtri a disposizione. Dopo aver impostato il primo filtro prezzo, possiamo notare innanzitutto che gli altri filtri a disposizione sono visualizzati con la checkbox di colore bianco oppure grigio. Questo significa che, in base ai criteri corrispondenti ai filtri precedentemente impostati, nel nostro caso il filtro prezzo, sono selezionabili solo alcune categorie o marche che rientrano nell'intervallo di prezzo selezionato. Vediamo subito un esempio pratico. Se l'utente, oltre il prezzo, desidera esprimere una preferenza di una certa marca, può farlo scegliendo tra quelle attive e dopo averlo fatto, notiamo che la pagina dei risultati si aggiorna automaticamente tenendo conto dei due filtri impostati. Oppure può ulteriormente richiedere di visualizzare solo i prodotti disponibili agendo sul filtro disponibilità. I filtri applicati appaiono sempre in testa alla pagina dei risultati, da dove è possibile rimuoverli singolarmente o completamente tramite il pulsante Elimina filtri. L'attivazione dei filtri dinamici di ricerca consente anche l'utilizzo di un box di ordinamento, dove l'utente può scegliere di ordinare i risultati ottenuti in base alle impostazioni dei filtri attivati, prezzo, categoria, marca, eccetera. Vediamo anche come funzionano i filtri dinamici per la ricerca articoli effettuata su dispositivi mobile come gli smartphone. Dopo aver effettuato una ricerca, premiamo il simbolo filtro che apre la sottopagina con i filtri utilizzabili. Possiamo ad esempio selezionare la marca Acer e poi premiamo Torna ai risultati per avere immediatamente filtrati solo i prodotti di questa marca. Premiamo nuovamente il simbolo filtro e possiamo aggiungere o rimuovere ulteriori filtri, esattamente come avviene per la versione desktop del sito. Premendo su Torna ai risultati, possiamo accedere nuovamente alla pagina dei risultati, filtrati in base alle nostre esigenze. Premendo sui singoli filtri, è inoltre possibile rimuoverli direttamente dalla pagina dei risultati. Vediamo ora come attivare e configurare i filtri dinamici nella sezione Ricerca articoli della gestione template e contenuti. Per prima cosa occorre abilitare la ricerca con i filtri dinamici, che di default è altrimenti disattivata. Successivamente occorre configurare quali sono i campi che gli utenti potranno utilizzare per filtrare gli articoli. È possibile scegliere dall'elenco uno o più campi tra categoria, prezzo, disponibilità, marca e le 8 tabelle personalizzabili dell'anagrafica articoli.
I filtri selezionati saranno quelli che compariranno dopo aver effettuato una ricerca nella colonna a sinistra della pagina dei risultati e anche nella finestra di ordinamento. Per ogni tipo di filtro è possibile configurare, ove previsto, alcuni parametri aggiuntivi, come ad esempio la descrizione del filtro, che può essere personalizzata a piacimento. Oppure la condizione di visualizzazione, che consente di visualizzare il filtro sempre, di default, o solo per gli utenti registrati o guest. È anche possibile decidere se il campo deve essere inserito tra i campi utilizzabili per l'ordinamento. Come per tutti i gruppi di opzioni su gestione template e contenuti, è possibile anche modificare l'ordine di questi campi tramite i pulsanti di ordinamento presenti sulla destra.